L'asilo infantile, 4 martedì. Mia madre, come m'aveva promesso, mi condusse ieri dopo colazione all'asilo infantile di Corso Valdocco per raccomandare alla direttrice una sorella piccola di Precossi. Io non avevo mai visto un asilo. Quanto mi divertirono! 200 c'erano tra bimbi e bimbe. Così piccoli che i nostri della prima inferiore sono uomini a petto a quelli. Arrivammo a punto che entravano in fila nel refettorio, dove erano due tavole lunghissime con tante buche rotonde e in ogni buca una scodella nera, piena di riso e fagioli e un cucchiaio di stagno accanto. Entrando, alcuni piantavano un melo e restavano lì sul pavimento finché accorreva le maestre a tirarli su. Molti si fermavano davanti a una scodella credendo che fosse quello il loro posto e ingollavano subito una cucchiaiata quando arrivava una maestra e diceva «Avanti!» e quelli «Avanti!» tre o quattro passi e giù un'altra cucchiaiata e avanti ancora finché arrivavano al proprio posto dopo aver beccato a scrocco una mezza minestrina. Finalmente, a furia di spingere, di gridare «Sbrigatevi, sbrigatevi!», li misero in ordine tutti e cominciarono la preghiera. Ma tutti quelli delle file di dentro, i quali per pregare dovevano voltare la schiena alla scodella, torcevano il capo indietro per tenerla d'occhio, che nessuno ci pescasse, e poi pregavano così, con le mani giunte e con gli occhi al cielo, ma col cuore alla pappa. Poi si misero a mangiare. Ah, che ameno spettacolo! Uno mangiava con due cucchiai, l'altro si ingozzava con le mani, molti levavano i fagioli uno per uno e se li ficcavano in tasca, altri invece li rivoltavano stretti nel grembiolino e ci picchiavano su per far la pasta. Ce n'erano anche che non mangiavano per veder volare le mosche e alcuni tossivano e spandevano una pioggia di riso tutto intorno. Un pollaio pareva, ma era grazioso. Facevano una bella figura le due file delle bambine, tutte coi capelli legati sul cocuzzolo con tanti nastrini rossi, verdi, azzurri. Una maestra domandò a una fila di 8 bambine «Dove nasce il riso?». Tutte 8 spalancarono la bocca piena di minestra e risposero tutte insieme cantando «Nasce nell'acqua». Poi la maestra comandò «Le mani in alto!». E allora fu bello vedere scattare su tutti quei braccini, che mesi fa erano ancora nelle fasce, e agitarsi tutte quelle mani piccole che parevano tante farfalle bianche e rosate. Poi andarono alla ricreazione, ma prima presero tutti i loro panierini con dentro la colazione che erano appesi ai muri. Uscirono nel giardino e si sparpagliarono tirando fuori le loro provvigioni, pane, prugne cotte, un pezzettino di formaggio, un uovo sodo, delle mele piccole, una pugnata di ceci lessi, un'ala di pollo. In un momento tutto il giardino fu coperto di briciole, come se ci avessero sparso del becchime per uno stormo d'uccelli. Mangiavano in tutte le più strane maniere, come i conigli, i topi, i gatti, rosicchiando, leccando, succhiando. C'era un bimbo che si teneva appuntato un grissino sul petto e lo andava ungendo con una nespola, come se lustrasse una sciabola. Delle bambine spiaccicavano nel pugno delle formaggiole molli che colavano fra le dita come latte e filavano giù dentro le maniche ed esse non se ne accorgevano mica. Correvano e si inseguivano con le mele e i panini attaccati ai denti come i cani. Ne vidi 3 che scavavano con un fuscello dentro un uovo sodo credendo di scoprirvi dei tesori e lo spandè a mezzo per terra e poi lo raccoglievano briciolo per briciolo con grande pazienza come se fossero perle. E a quelli che avevano qualcosa di straordinario c'erano intorno 8 o 10 col capo chino a guardar nel paniere come avrebbero guardato la luna nel pozzo. Ci saranno stati 20 intorno a un batuffoletto alto così che aveva in mano un cartoccino di zucchero, tutti a fargli cerimonia per avere il permesso di intingere il pane, e lui a certi lo dava e ad altri, pregato bene, non imprestava che il dito da succhiare. Intanto mia madre era venuta nel giardino e accarezzava ora l'uno ora l'altro. Molti le andavano intorno, anzi addosso, a chiederle un bacio col viso in su come se guardassero a un terzo piano, aprendo e chiudendo la bocca come per domandare la cioccia. Uno le offerse uno spicchio d'arancia morsicchiato, un altro una crostina di pane. Una bimba le diede una foglia, un'altra bimba le mostrò con grande serietà la punta dell'indice dove, a guardar bene, si vedeva un gonfiettino microscopico che s'era fatto il giorno prima toccando la fiammella della candela. Le mettevano sotto gli occhi come grandi meraviglie
degli insetti piccolissimi che non so come facessero a vederli e a raccoglierli, dei mezzi tappi di sughero, dei bottoncini di camicia, dei fiorellini strappati dai vasi. Un bambino con la testa fasciata che voleva essere sentito a ogni costo le tartagliò non so che storia ad un capitombolo che non se ne capì una parola. Un altro volle che mia madre si chinasse e le disse nell'orecchio «Mio padre fa le spazzole!» E in quel frattempo accadevano qua e là mille disgrazie che facevano accorrere le maestre. Bambine che piangevano perché non potevano disfare un nodo del fazzoletto, altre che si disputavano a unghiate, a strilli, due semi di mela, un bimbo che era caduto bocconi sopra un panchettino rovesciato e si inghiozzava su quella rovina senza potersi rialzare. Prima d'andar via, mia madre ne prese in braccio tre o quattro e allora accorsero da tutte le parti per farsi pigliare, coi visi tinti di torlo d'uovo e di sugo d'arancia, e chi a afferrarle le mani, chi a prenderle un dito per veder l'anello, l'uno a tirarle la catenella dell'orologio, l'altro a volerla acchiappare per le trecce. «Badi», diceva alle maestre, «che le sciupan tutto il vestito». Ma a mia madre non importava nulla del vestito, e continuò a baciarli, e quelli sempre più a serrarlesi addosso, i primi con le braccia tese come se volessero arrampicarsi, i lontani cercando di farsi innanzi tra la calca e tutti gridando «Addio, addio, addio!». Infine le riuscì di scappar dal giardino e allora corsero tutti a mettere il viso tra i ferri della cancellata per vederla passare e a cacciare le braccia fuori per salutarla, offrendo ancora tozze di pane, bocconcini di nespole e croste di formaggio e gridando tutti insieme «Addio, addio, addio! Ritorna domani, vieni un'altra volta!». Mia madre, scappando, fece ancora scorrere una mano su quelle 100 manine tese, come sopra una ghirlanda di rose vive, e finalmente riuscì in salvo sulla strada, tutta coperta di briciole e di macchie, sgualcita e scarmigliata, con una mano piena di fiori e gli occhi gonfi di lacrime, contenta come se fosse uscita da una festa. E si sentiva ancora il vocio di dentro, come un gran pispigliare d'uccelli che dicevano «Addio, addio, vieni un'altra volta, madama!».